Grande partecipazione alla manifestazione organizzata via web dal gruppo Salva i Ciclisti. Matteo Parlato ha intervistato i partecipanti e ha raccolto anche i commenti degli organizzatori. Vediamo. Qui con tutta la mia famiglia per passare una bella giornata principalmente, un po' diversa dalle altre, molto più semplice, all'aria aperta con tanta gente che ha voglia di un po' di serenità, di stare bene e anche così, di chiedere di adeguarsi all'Europa. Cioè vai a Berlino, una città meravigliosa dove tutti vivono in bicicletta e i ciclisti sono rispettati da tutti, quindi tutti... Le macchine si fermano quando tu sei un ciclista. Insomma, un po' di rispetto, adeguiamoci all'Europa. Siamo europei, adeguiamoci. Sono qui perché immagino una città dove la mobilità sia più sostenibile e quindi per fare pressioni rispetto alle amministrazioni c'è necessità di essere tutti insieme compatti. Io sono qua perché voglio testimoniare insieme a tutti gli altri che è possibile avere delle città più a misura d'uomo, senza rumore soprattutto, senza smog e soprattutto senza stress, perché chi va in macchina il più delle volte è stressato. Perché qui oggi bisogna dare un segnale al mondo che viene, ai giovani, ai ragazzi, al futuro. Bisogna evitare di prendere le automobili, ristabilire delle regole, girare con la bicicletta in fondo è la vita. Si respira e si respira aria pulita, non anidride carbonica. Perché penso di avere diritto di circolare anche in bicicletta, visto che tutta la settimana circolo in motocicletta, senza essere arrotato da qualche pazzoide in automobile. Noi siamo del gruppo Ciclo Amici Lecce, stiamo venendo per partecipare a questa manifestazione per pubblicizzare di utilizzare la bici, che è la soluzione migliore con questa crisi, con la benzina che costa caro e inquina l'ambiente. Viva la bici! Ciclista è anche un po' meccanico. Decisamente, altrimenti uno ti rovina solo per strada, te la devi saper cavare. È divertente sporcarsi le mani col grasso della bicicletta? Non solo, con le mani, gambe, piedi, vestiti, tutto, cicatrici di pedali e fango. Però sorridi sempre. Sempre, perché in bicicletta si sta bene, quindi non ti toglie il sorriso. Niente a che fare con il traffico che ti fa solo arrabbiare, stai sempre con il broncio. No, noi veniamo da Bari, veniamo qui per sostenere questa manifestazione Salva Ciclisti, soprattutto per spingere anche sulla nostra città. Infatti noi del Ciclospazio, che è un'associazione culturale di Bari, spingiamo per un'officina sociale dove chiunque può venire a riparare la propria bicicletta, spingiamo per le nostre piste ciclabili, per diminuire la velocità a 30 km nei centri urbani. Io sono stato il weekend scorso a Londra e a Londra è piena di biciclette, è piena di piste più o meno ciclabili e comunque i ciclisti vengono rispettati. Erano tanti anni che non ci andavo e la cosa mi ha sorpreso. Berlino è una città che si può girare tutta in biciclette, per cui quello che mi manca è proprio uscire da questo provincialismo. Noi siamo partiti il 21 marzo da Milano con questa iniziativa radiobici.it insieme al WWF e Lega Ambiente per raccontare com'è la ciclabilità delle città italiane, fare un documentario sul web per raccogliere le testimonianze di chi pedala ogni giorno in città. Il risultato non è dei più felici, le differenze nord-sud si sentono, ma c'è in tutta Italia una nuova forza, una nuova energia di gente che vuole andare in bicicletta, abbandonare l'auto per recuperare un modo diverso di vivere le città. Io mi muovo tutti i giorni per andare a scuola in bicicletta. Poi in una città come Roma fare percorsi lunghi in bicicletta è difficile e poi in realtà i miei non è che mi ci mandino tanto lontano in bicicletta, appunto perché rischio di essere arrotata più o meno a ogni angolo. Non ci hanno fatto andare in giro per Roma per colpa, cioè la questura ci ha bloccato per che cosa? Perché non consumiamo 2 euro di benzina al litro? Cioè mi pare assurdo, mi pare. Cioè Roma è questo, sono 10 milioni di abitanti, cioè non dobbiamo consumare la benzina, non ci hanno fatto camminare, non siamo politici, siamo soltanto ciclisti, ci investono, non ci rispettano, non abbiamo neanche la ciclabile, mi pare una cosa completamente assurda. Abbiamo fatto la storia, la stiamo facendo e la continueremo a fare perché questo è soltanto l'inizio,
noi non ci fermiamo qua, non... siamo stanchi perché quello che abbiamo fatto ci ha portato via tante energie, ci ha veramente succhiato una parte della nostra vita, ma non ci fermiamo qui, andiamo avanti perché noi ci teniamo a cambiare questo paese, a cambiarlo in meglio e a cambiarlo in maniera assolutamente pacifica, con il sorriso, con la gioia del nostro stare in strada, perché è sulla strada che cambieremo il paese.